Allora Gigi, si torna in campo che forse è il modo migliore per cancellare tutto quello che è stato detto e scritto in questo giorno dopo il secondo pareggio consecutivo che sembra quasi un melodramma, un dramma. Questo è un po' parte, forse vediamo dati bene tra virgolette, questa è una battaglia neanche. Sì, torniamo in campo perché comunque il percorso continua. Io ripeto, è dall'inizio dell'anno che dico che noi dobbiamo guardare sempre a quello che è poi il risultato finale. I passi che stiamo facendo, è chiaro che probabilmente potevamo fare qualcosa in più, anche se la squadra comunque controparlo della partita che, visto che è andata una polemica sulla partita contro la Correggese, la squadra voleva vincere, noi volevamo vincere, è chiaro che ci sono anche gli avversari, ci sono anche delle situazioni che non ci permettono magari di portare a casa il risultato pieno. Vuoi per la squadra avversaria, vuoi per la situazione di campo, quindi andiamo avanti, ripeto, abbiamo messo un altro mattoncino e adesso ci prepariamo ad affrontare quest'altra gara, che è un'altra gara insidiosa se non affrontiamo chiaramente con quelle che sono le armi nostre, l'attenzione, la determinazione e mettersi allo stesso livello della, mentalmente parlo, allo stesso livello della Provvidenza, dove verrà qui. Con i loro limiti, però cercherà di fare una partita generosa dove affronteranno la prima della classe, cercheranno di correre, rincorrere, quindi noi dobbiamo essere bravi a fare anche questo. Prevedi un turnover, un cambio a seconda delle condizioni fisiche o proprio mirato per dare un po' di respiro a qualcuno? No, penso di dare anche del recupero a qualcuno mirato perché chiaramente in questo periodo è stato un periodo intenso per qualcuno, quindi è anche giusto che rifiati un attimo e per fare anche delle valutazioni, ecco, anche perché ho una rosa ampia con giocatori comunque di qualità che chi per un verso, chi per un altro non è riuscito ancora a esprimerle nella maniera migliore e quindi questo è un'ulteriore prova per poter ecco, trovare anche una condizione, dargli l'opportunità di trovare anche una condizione atletica giusta. Adesso arriva, questa è la prima, poi domenica subito un'altra partita in casa. Dovranno essere due partite propedeutiche a arrivare alla sfida col Forlì nel migliore dei modi. Comunque. Certo, anche se noi tre partite consecutive insieme non riusciamo a farle, quindi adesso pensiamo alla Provvidenza. Poi quando è il momento di pensare a Forlì, penseremo a Forlì. Adesso la nostra mente e tutta la nostra volontà deve essere proiettata su quella che è la gara contro la Provvidenza, perché ripeto, anche se giochiamo contro una squadra sicuramente inferiore come caratura, però ha vinto contro l'Alto Vicentino, ha vinto contro l'Arzignano, anche se poi chiaramente il suo percorso è stato un percorso non facile, però comunque se non l'affronti con, ripeto, con la testa giusta puoi incorrere a problemi e noi nel percorso che stiamo facendo questi problemi non vogliamo. Intanto c'è la nota stonata tra virgolette dell'infortunio a Ciapparetti che comunque non ci voleva e per sapere se ci sono alcune indicazioni su quello che può essere il recupero, se si parla di stagione finita, non so se avete... Questo adesso questa è una valutazione che faranno i medici, però la so che Lorenzo non è utilizzabile in questo periodo, non è utilizzabile, spero che riesca più presto a rimettersi, però le indicazioni della diagnosi che è stata fatta a livello strumentale, chiaro, non porta niente di buono, ecco. Mi dispiace molto perché Lorenzo era un periodo che stava facendo bene, si era inserito bene, era tra virgolette un punto di forza, però comunque abbiamo altri giocatori in quel ruolo dove si possono aprire degli spazi proprio per valorizzare ancora di più certe caratteristiche di alcuni giocatori. Da questo punto di vista magari potrebbe succedere magari già dal primo minuto quello che è stato il cambio che abbiamo visto durante la Correggese, ovvero Ricci che scala sul terzino e Mazzocchi che ogni volta che entra è bello pimpante magari nel suo offensivo, non so se ha pensato. Insomma, le valutazioni ha detto che io li sto facendo, sì. Ci sono tante opportunità perché dipende anche dalla condizione di qualcuno, di come ha recuperato, perché chiaramente le energie sono state spese per dare l'opportunità di dividere le energie in maniera migliore da arrivare a questa gara con le migliori condizioni
psicofisica. Senti Gigi, dov'è secondo te il Parma effettivamente è mancato in queste... Perché chiaramente si gioca per vincere, si gioca sempre, no? Una squadra come il Parma. Ritorniamo forse a quel difetto di ogni tanto di mancanza di cinismo e insieme forse di aver pensato di aver già vinto il campionato. Cioè per esempio l'1-0 sulla Correggese secondo me era la condizione ideale, anche se la partita magari non era il massimo del Parma, la condizione ideale per vincerla, no? Per come è arrivato. Invece stavolta è arrivato un pareggio, che non è un dramma. Però mancanza di cinismo, mancanza... Io penso qui questa ipotesi qui, che non è il fatto di essere rilassato e di aver già pensato di aver vinto. Io penso che le difficoltà che si sono presentate domenica, come domenica scorsa l'altra domenica contro il Mezzolara, sono quelle di trovare di fronte delle squadre guerrite che danno pochi spazi. Probabilmente forse è l'unico appunto che posso fare la squadra che in alcuni momenti si è voluto strafare, nel senso che pensare di risolvere la partita pensando più individualmente e meno da squadra, ecco, questa è la cosa che più posso dire. Il resto, il cinismo fa parte della freddezza e delle qualità del singolo giocatore, che è mancato, mentre in altre gare c'è stato, ecco. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo lavorare sulla capacità di sfruttare al massimo le situazioni che vengono purtroppo la Correggese ha avuto questa palla dove abbiamo perso un uomo su un calcio di piazzata. In altre situazioni non ci hanno punito, in questa situazione qui ci hanno punito, quindi però è chiaro che il nostro lavoro è quello di continuare a lavorare per migliorare, per dare una continuità a quello che sono le prestazioni e quello che è anche il risultato. Abbiamo detto fin dall'inizio, della verità, che vedendo il Parma in televisione gli avversari potevano prenderne contromisure, no? Adesso mi sembra che i curati, nel senso gli avversari stiano molto attenti a Corapi e a Baraie. Hai pensato a qualcosa di alternativo come fonte di gioco e anche di finalizzazione? Ma le alternative ci sono, perché comunque, ripeto, ho altri giocatori comunque con caratteristiche diverse. Ho pensato anche a tre cose, però in questo momento gli equilibri che man mano che si sono formati devo stare attento a mantenerli, quindi poi magari in corsa, diciamo in gara, posso anche modificare alcune cose, però in questo momento quello che devo dare è dare una solidità e una continuità a quello che è il lavoro che stiamo svolgendo. Devo dire che la partecipazione dei ragazzi c'è stata sempre e c'è sempre. Magari in momenti in cui non sono al top a livello psicofisico, magari in momenti in cui invece riescono a esprimere al massimo le loro qualità. Questo fa parte, ecco, nell'arco di una stagione, fa parte del percorso di una squadra. Però ripeto, la consapevolezza c'è, non c'è rilassamento assolutamente, perché se noto questo sarei il primo ad alzare la voce, tra virgolette, perché non voglio assolutamente che ci sia un rilassamento e né tantomeno il pensare di aver già raggiunto l'obiettivo, perché nel calcio il calcio insegna che di nulla non c'è nulla di scontato, però ecco, ho la consapevolezza io come ho la consapevolezza del fatto che i ragazzi comunque hanno sempre lavorato per migliorarsi, hanno sempre lavorato sapendo, essendo così, essendo consapevoli del fatto che comunque niente, nessuno ci regalerà mai niente, non ci regalano mai niente a nessuno, quindi questa è una prerogativa che ci portiamo avanti all'inizio, sapendo che ci troveranno difficoltà e dobbiamo essere molto bravi a superarle, ma a superarle giocando e ragionando da squadra, non singolarmente come in alcuni momenti, a volte si è pensato magari di risolvere le situazioni da soli. Più giochiamo da squadra e più le nostre qualità vengono fuori. Possono venire fuori anche individualmente, perché individualmente abbiamo anche giocatori che hanno qualità. Però più delle volte capita che ti manca quel cinismo, ti manca quella lucidità, ti manca quella forza, e quindi la cosa che chiedo sempre è quella di giocare prima per la squadra. Buongiorno, a livello fisico.
visto la squadra come sta, perché rivedendo la partita mi è sembrato che forse nella prima volta, per la prima volta in questa stagione, il Parma abbia sofferto in maniera... Ma io non penso, perché nel secondo tempo abbia spinto, abbia continuato a spingere e verrà a vincere la partita, quindi cali io non ne ho visti. Magari qualcuno non è brillantissimo, quello sì, ma che la squadra sia calata non penso. L'udienza, da quello che abbiamo reperito, dovrebbe giocare, non dico allo stesso modo della squadra della Correggenza, però con un centrocampista in più come Davoli, che mi sembra mi abbia creato un po' di problemi. Avete in mente qualcosa del genere, cioè di presentare un centrocampo a tre da subito, oppure, perché prima si parlava di cambiamenti e di equilibri? Io continuerò sempre a portare avanti questo, ho detto magari in squadra, in corso di gara, la squadra può modificare anche il modulo, però in questo momento vuoi andare su certezze che la squadra già conosce, su certezze chiaramente ci vorrà da parte di un attaccante il lavoro di sacrificarsi, ma è tutta la squadra che si deve sacrificare inizialmente proprio dagli attaccanti ad essere più difensori, perché ripeto, se giochiamo una squadra e come abbiamo fatto vedere altre volte, creiamo e diamo... e non diamo l'opportunità agli avversari di prendere coraggio. Se invece riusciamo a giocare tranquillamente, è chiaro che si possono iniziare alcuni limiti nostri e magari dare possibilità agli avversari di esaltarsi con giocate. Temo di sapere la risposta, ma ci provo lo stesso. What's up, Barai, domani? Questa è una cosa che dicevo stasera. Dopo l'allenamento, poi chiaramente c'è anche l'allenamento di oggi, però ancora sto valutando tante ipotesi. Grazie. Giusto una precisazione su una cosa che ha detto prima, ossia che cerca sempre di... che i nostri giocatori devono evitare di voler strafare e giocare solo per la giocata del singolo e non per la squadra. È una considerazione che ha fatto sulla base della gara specifica contro la Correggese o anche in altre gare nota questa tendenza? Ci sono altre partite dove abbiamo notato questo, ecco, quindi quella fa parte un po' anche della generosità dei ragazzi, che è un difetto tra virgolette, nel senso che se esaltare le proprie qualità a volte bisogna anche mettere da parte se stessi e pensare di più alla squadra. Ecco, l'errore che non vorrei che il singolo giocatore facesse proprio questo, quello di cadere nel pensare prima a se stesso, prima che alla squadra. Questo ho sempre detto e lo ripeterò sempre. Quando verrà la squadra si esalteranno anche le qualità di questi giocatori, perché ho sempre detto che chi ha più qualità, chi ha caratura tecnica elevata, deve mettere a disposizione della squadra. Di prendere in mano quei ragazzi che hanno meno qualità e poi sono i ragazzi stessi che prenderanno e alzeranno questi che appunto li prenderanno in mano e li guideranno. Tutti i requisiti? Posto? Perfetto. Grazie a tutti. Grazie.